Da Filofollie di Marianna Guida puoi trovare tutto ciò che ti serve. Filofollie di Marianna Guida è a Marina di Ginosa, in viale Virgilio 39. Bene, diamo il benvenuto all'amministrazione locale, al sindaco. Ha preso il via questa sera Marina di Ginosa con la cerimonia di inaugurazione, la quarta edizione della fiera Mare Blu. Circa un'ottantina gli espositori di diversi settori merceologici provenienti da tutta Italia e non solo, che per 15 giorni nella scuola media Raffaele Leone di Marina di Ginosa esporranno i propri prodotti, ben 7500 metri quadrati da visitare con stand di artigianato, tipicità gastronomiche come i cannoli di ricotta siciliani e di salumi di Norcia, ma anche tecnologia ed arredo casa. Al microfono di Nettuno TV, Francesco Giannino, presidente organizzatore della fiera. Quali le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono esattamente, sono tantissime quest'anno, a differenza sempre degli altri anni che portavamo giusto qualcosina. Quest'anno, nella quarta edizione, le due grosse novità veramente sono: una, che tutte le sere, a partire da stasera, ci sarà la sagra del pesce fritto, ovvero pescato direttamente nel Golfo di Taranto da delle paranze che vanno nel Golfo di Taranto e porteranno il pesce fresco qui a Marina di Ginosa nella Fiera del Mare Blu. La seconda novità è quella che lunedì 29 ci sta la sagra della Cozza Tarantina, è un'associazione di Taranto che viene a rilanciare, a ripromuovere la sagra della Cozza Tarantina, ripeto, con cozze pepate e tubettini alle cozze. C'è un'altra terza novità che è quella di venerdì 2 agosto, dove ci sarà una bellissima mostra cinofila soprannominata volgarmente mostra canina Bao Bao, però è dedicata interamente ai nostri amici cagnolini. E all'interno della fiera quest'anno realmente ci sono quasi tutte le regioni italiane che vengono a presentare i loro prodotti o le loro aziende più nominate, che ci sono tipo Basilicata, Calabria, Sicilia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, insomma ci sono quasi tutte le regioni italiane. Di questo ne sono fiero, c'è stato un lunghissimo lavoro di 5 mesi per ripreparare questa nuova edizione della Fiera del Mare Blu. Ci sono 11 giorni bellissimi, dal 26 luglio al 5 di agosto, invitiamo tutti. E l'altra novità di quest'anno è che la fiera non si fa più su piazza Eventi, ovvero alle spalle del parco comunale, ma bensì è in tutta l'area esterna più la palestra della scuola media Leone a Marina di Ginosa, su Viale Pitagora e Via Pola. Abbiamo 2 ingressi, l'abbiamo messi anche un po' a festa, perché la fiera non deve essere soltanto un punto di vendita, ma anche un incontro per festeggiare tutti insieme questo evento. Ringrazio naturalmente anche Nettuno TV per questa bellissima intervista. Una edizione costruita ancora una volta dall'instancabile Francesco Giannino, che ha voluto regalare alla nostra comunità questa nuova edizione, ma soprattutto che si consolida oramai nel tempo. Questa edizione sta diventando una tradizione per Marina di Ginosa, cambia la location, oggi è allocata all'interno della palestra, degli atri esterni della scuola, ma soprattutto in una zona centrale, una zona in sicurezza. Ecco, in questa maniera abbiamo la possibilità probabilmente anche di far visitare maggiormente dei turisti che in questi giorni affollano la nostra comunità queste attività, sia in termini di attività produttive, ma soprattutto anche per quelle che saranno le iniziative di tipo culturale ed enogastronomico. Per cui in bocca al lupo a tutti, agli espositori, agli organizzatori, e soprattutto un grazie grande a Francesco Giannino, che in maniera, come dicevo anche all'inizio, instancabile, ha voluto regalarci questa nuova iniziativa fieristica. Da Filofollie di Marianna Guida puoi trovare tutto ciò che ti serve. Filofollie di Marianna Guida è a Marina di Ginosa, in viale Virgilio 39.